Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin. Buongiorno. Cos'è che può rendere coraggioso e audace chi per natura sua è timido, pavido, magari anche un po' vigliacco? Può essere l'interesse, i soldi per intenderci. Eh sì, fanno vedere anche gli orbi, si dice, mettono le ali ai piedi anche ai pigri. Oppure la necessità, non è forse vero che aguzza l'ingegno? Chi ha fame trova il coraggio di rubare anche se non è affatto un ladro. Può essere l'amore, la fame fa far salti, ma l'amore ancor più alti. Insomma, sì, l'interesse o la fame o l'amore possono rendere coraggiosi e audaci. Ma quel giorno a Gerusalemme non c'entrava né l'interesse, né la fame, né l'amore. Individui, gli apostoli, i quali, dopo ciò che era accaduto al loro capo, Gesù, avevano paura perfino a mettere il naso fuori dalla porta, ecco che d'improvviso uscirono per le strade e per le piazze a comunicare la bella notizia del Vangelo a tutti quelli che incontravano. La maggior parte di loro erano pescatori, operai, mica avevano frequentato l'università, e parlavano di Gesù Cristo con tale spontaneità e convinzione che molti, udendoli, ne furono conquistati. Non solo, certuni erano esterrefatti perché, pur essendo stranieri, li capivano nella loro lingua. Eh no, qui non basta l'interesse o la fame o l'amore a produrre un tale effetto. Qui la motivazione è un'altra, lo Spirito Santo. Il Vangelo lo chiama col nome di Paraclito. Egli mi darà testimonianza e anche voi allora mi darete testimonianza. È Gesù a parlare in questi termini. Perché la nostra fede in Dio a volte vacilla? Perché mai è pavida e debole invece che forte e abbastanza audace da opporsi a certe logiche del mondo? Non sarà che ignoriamo lo spirito paraclito, che pure ci è stato donato, e ci affidiamo invece esclusivamente alle nostre risorse personali? Non di rado ci sembra di essere cristiani poco incisivi, scarsamente convincenti. A cosa è dovuto? No, non è necessario ricorrere a chissà quali strategie o espedienti per avere a disposizione lo Spirito Santo. Le modalità con le quali entrare in sintonia con Lui le conosciamo. Ascolto frequente del Vangelo. Preghiera, ma ogni giorno. E quei doni d'eccezionale valore che chiamiamo i sacramenti. Al che viene spontanea la raccomandazione, siamo saggi, vediamo di apprezzare tutti i doni di Dio, ma tra tutti soprattutto lo Spirito Santo. Buona Pentecoste. Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin.